Le irritabili lamentele del principe Harry su Magic Seat minano la battaglia in corso per la giustizia, ha detto un commentatore reale. Il principe Harry si è lamentato con la BBC per il loro uso del termine Magic Seat, affermando che era misogino e creato da un troll. Da allora la BBC ha cambiato il titolo della seconda parte del loro documentario, The Princess and the Press, che inizialmente avrebbe usato il termine come titolo. Punto. Scrivendo in merito alla denuncia del principe, la commentatrice reale Judith Woods ha affermato che minava la lotta contro la misoginia, ha detto, la misoginia è un problema estremamente serio e disperatamente urgente. Ecco perché alle donne e alle ragazze dell'Afghanistan vengono negati i diritti umani universali. Perché le nostre donne MPS sono vittime di bullismo e minacciate quotidianamente. Punto. Perché alcuni di noi preferirebbero fermare un autista di autobus piuttosto che rivolgersi a un poliziotto per chiedere aiuto. Litigi striduli e lamentele stizzose su Magic Seat minano la battaglia in corso per la giustizia, qualcosa su cui questa coppia vertiginosamente facoltosa si batte costantemente. La signora Woods ha anche criticato la coppia per aver usato la loro piattaforma per regolare i conti personali. Ha detto, hanno una voce. Hanno una fondazione filantropica, Arcuel. Hanno un contratto allettante con Netflix per farsi sentire su argomenti che contano. La loro determinazione a denunciare ogni minimo percepito come sessista rivela una presunzione che potrebbe giocare bene con i loro multimilionari amici di Hollywood dall'altra parte dello stagno, ma qui a casa siamo meno in balia di Alisters. Il sano scetticismo e il disprezzo ironico sono una delle caratteristiche distintive della cultura britannica. Dopo la denuncia del duca del Sussex, la BBC ha deciso di utilizzare il termine Sussexit per intitolare l'episodio che si concentra sulle circostanze intorno alla decisione dei Sussex di dimettersi dai loro ruoli reali di alto livello.